Eccoci di nuovo in diretta, diamo il benvenuto a Luca Ferri, direttore artistico di Anatema Teatro, ma non solo, attore, regista e molto altro. Lo abbiamo in collegamento Skype perché per motivi di lavoro appunto è fuori città. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, approfitto proprio di questa intervista, diciamo, a distanza per fare la domanda che se fossi stato qui in studio ti avrei fatto alla fine, ovvero come sta andando il mondo del teatro e come vi state muovendo voi artisti in questa fase, insomma, di ormai pieno recupero, si può dire, o sono troppo ottimista, ecco? Allora, no, diciamo che bisogna essere ottimisti. Possiamo fare un bilancio dell'estate per adesso, secondo me. L'estate è andata molto bene, almeno per noi di Anatema Teatro. Siamo riusciti a recuperare molto bene gli eventi che avevamo perso, perché la gente aveva voglia di ritornare a teatro, di ritornare, insomma, a sognare con il teatro, la musica, la danza, laddove possibile, all'aperto. E ora ci prepariamo ad affrontare la stagione invernale. Da noi sono ricominciati i laboratori, abbiamo ricominciato a fare i workshop e i laboratori in giro, non solo a Udine ma anche in altre zone, e insomma ci prepariamo alla sfida più grande, che è quella dell'apertura della stagione il 18 di ottobre. Esatto. Del teatro al chiuso. Allora, abbiamo accennato a un bilancio positivo delle iniziative di quest'estate. Voi siete stati promotori di un'iniziativa molto bella e anche divertente, così come è stata realizzata e presentata, che era il drive-in, praticamente la possibilità di fruire degli spettacoli all'aperto. In estate chiaramente questo abbiamo avuto anche un'estate, diciamo, abbastanza buona, e la cosa sicuramente ha riscontrato anche la necessità del pubblico di tornare a teatro. Che effetto vi ha fatto, ecco, questa accoglienza da parte del pubblico? Cioè, avere veramente la prova, forse tangibile, no, di quanto il pubblico friulano sia affezionato e segua e ci tenga al teatro, ai suoi attori, alle sue compagnie? Guarda, è sicuramente stato una grande gioia per noi. Non abbiamo mai perso il contatto con il pubblico, perché anche durante il lockdown abbiamo comunque mantenuto attiva la compagnia attraverso i social, inventandoci programmi nei social, la newsletter. Il contatto era sempre vivo. Non pensavamo ci fosse un ritorno così forte poi allo spettacolo, ecco, ma devo dire che ci siamo sentiti amati dal pubblico, e questo ci ha dato anche la forza di ricominciare. Il pubblico friulano ci vuole bene, quindi siamo forti di questo. Questa è una cosa bella, e soprattutto, insomma, è bello che il popolo, sì, i friulani, insomma, tutta la regione dimostri anche di volere questi eventi culturali e di aggregazione, ma l'insegna, insomma, della qualità. Abbiamo accennato prima a una data, insomma, per cui ormai è già cominciato il conto alla rovescia, che è quella del 18 ottobre. Parte la nuova stagione Eureka 11. Anticipaci qualcosa e dici, insomma, quali sono gli aspetti peculiari di questa stagione. Allora, partiamo il 18 di ottobre con uno spettacolo che in parte abbiamo già annunciato prima, perché abbiamo deciso di riprendere lo spettacolo del drive-in, quindi Ricordi e canzonette, adattarlo a quello che è il palcoscenico del teatro tradizionale al chiuso, e quindi presenteremo questa nuova edizione di questo spettacolo anni 40 e 50. Addirittura in teatro ci saranno dei pattinatori acrobatici che pattineranno tra il pubblico, un po' come si faceva una volta nei teatri. Dopodiché proseguiremo con altre, in stagione avremo altre produzioni di Anatema Teatro, perché quest'anno abbiamo deciso di puntare molto sulla produzione fatta in casa, fatta al Teatro della Corte, e quindi troveremo Il Segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, sempre nostra produzione, uno spettacolo che chiuderà la stagione su Padre Maria Turoldo, e debutteremo La Notte di Capodanno con la produzione che poi porteremo in tournée in tutta Italia. Anche questa è una soddisfazione, perché in questo momento è difficile, ma stiamo vendendo delle date molto bene, della Gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams.
E poi grandi nomi, nomi del panorama nazionale, ci sarà con noi per esempio in una commedia Eva Grimaldi, o avremo il ritorno di un tanto amato e richiesto Fullin con la sua nuova produzione comica e divertente, ma tante cose molto diverse. Siamo riusciti a portare la danza, per esempio, con una produzione della Lyric Company, che arriveranno con un debutto in anteprima assoluta della nuova produzione Frida. Molto bene, c'è anche una novità, cioè diciamo è una stagione ovviamente che parte più complicata dal punto di vista diciamo organizzativo, e voi per questa stagione avete deciso di sospendere gli abbonamenti, quindi come il pubblico come potrà accedere e partecipare ai vostri spettacoli? Allora, abbiamo fatto un ragionamento sulla sospensione degli abbonamenti perché erano richiesti dal pubblico. Negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo e un 70% dei posti del nostro teatro erano occupati dagli abbonati. Abbiamo deciso di non fare l'abbonamento perché il rischio di un eventuale futuro lockdown o eventuali nuove forti limitazioni ci avrebbe riportato a quello che era che è stata la condizione, insomma, di dover o restituire i soldi dell'abbonamento o comunque gestire un disagio da parte del pubblico che non può fruire allo spettacolo. Abbiamo deciso di lasciare libera la prenotazione, quindi gli abbonati possono prenotare gli spettacoli, non li acquistano al momento della prenotazione e insomma andiamo sulla fiducia nel momento che c'è la prenotazione, contiamo che il pubblico o l'abbonato venga realmente a teatro. Che si presenti. Abbiamo, ma devo dire che il pubblico e gli abbonati dell'anno scorso hanno capito perfettamente la situazione, stanno prenotando, addirittura moltissimi prenotano già tutti gli spettacoli, insomma hanno capito bene la situazione nella quale il teatro si trova. Certo. Anche perché abbiamo una limitazione molto forte sul numero dei posti per cercare di migliorare l'accoglienza al pubblico. Abbiamo spostato il giorno di spettacolo alla domenica, così da fare due repliche nello stesso giorno, la pomeridiana e la serale alle 18. Ecco, questo è importante, vi fate in due, quindi ogni domenica due spettacoli. Sì. Due spettacoli. Questo è uno sforzo importante da parte della compagnia perché gli spettacoli costano e far fermare le compagnie per due spettacoli ha un costo maggiore. Naturalmente anche noi quando andiamo in giro in questo periodo la doppia replica la facciamo pagare meno al teatro, quindi cerchiamo di aiutarci noi teatranti, ma comunque essendo un lavoro la doppia replica ha un costo, ma siamo certi che il pubblico capirà questo sforzo, lo sta capendo, e credo che sia l'unico modo non mollare, essere coraggiosi e non lasciarci spaventare, insomma, da questa situazione. Beh, cercare no, di reagire. Assolutamente no, e direi che il mondo degli spettacoli in generale da questo punto di vista si è molto prodigato e anche molto in autonomia, secondo me, senza grandi proclami e quant'altro, ha agito. Forse in questo caso anche a livello regionale si è visto molto nei fatti, ecco, quello che le compagnie hanno voluto manifestare e trasmettere anche al pubblico che usciva da un lockdown e quindi insomma aveva bisogno di un sostegno. Mi pare che sia andata così. Ma sì, è assolutamente così, assolutamente. E io sento anche tra i miei colleghi di altre compagnie, di altri teatri, il desiderio di tornare alla gente e soprattutto il desiderio di inventare. Sai, io credo che il lockdown abbia fermato e chiuso le strutture dei teatri, ma abbia invece dato una spinta, una svegliata
a tutte quelle realtà che erano magari un po' addormentate, un po' adagiate, che si sono trovate costrette a reinventarsi e a riscoprire la forza delle idee, a riscoprire il bisogno e il desiderio di creare cose nuove per avvicinare il pubblico. Certo, allora abbiamo meno di un minuto, una domanda secca sulla scuola, perché non si parla solo di spettacoli, ma c'è anche la possibilità, è partita questa nuova iniziativa che insomma va ad arricchire un po' l'offerta formativa, giusto? Dei corsi per diventare attore o comunque avvicinarsi al teatro. Allora, anche questo è un motivo di orgoglio per noi, perché i corsi, posso dirti che negli ultimi 5 anni forse non sono mai andati come quest'anno. Abbiamo avuto un boom di richieste enorme. Sono partiti proprio ieri sera e quindi abbiamo iniziato ieri i corsi con 2 classi per i bambini, per gli adolescenti. Oggi partiremo con 4 classi addirittura e con la scuola. Quindi oltre ai laboratori partirà la scuola di teatro per il primo anno. Abbiamo selezionato 8 ragazzi e questi 8 ragazzi faranno un percorso più approfondito rispetto ai laboratori, con l'idea di, chi lo sa, magari in futuro farli avvicinare e farli entrare anche nella compagnia. Assolutamente, allora in bocca al lupo sia chi potrà avere insomma un futuro così attoriale, ma anche chi si avvicina solo per il piacere insomma di mettersi un po' in discussione ai laboratori di teatro. In bocca al lupo, naturalmente non posso dire l'augurio che si usa dire dietro le quinte del teatro, però insomma che tutto vada per il meglio. La nuova stagione di Anatema Teatro dal 18 ottobre sul sito anatemateatro.com trovate tutte le informazioni. Grazie Luca Ferri per essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi. Pubblicità, torniamo subito dopo.